Elettrodomestici che prendono fuoco all'improvviso, torna il mistero dei roghi a Canneto di Caronia nel Messinese. Lino Bitto. La contabilità degli incendi misteriosi viene aggiornata ormai di continuo. Alle 14.31 nel bagno di una delle abitazioni al centro dei fenomeni inspiegabili prende fuoco un asciugacapelli. La spina è staccata. È il 22esimo rogo in 3 giorni. A Canneto di Caronia, 10 anni dopo la serie di eventi finiti all'attenzione degli organi di informazione di tutto il mondo, l'incubo sembra essere tornato. Anche se secondo un fisico che 10 anni fa fece parte della commissione d'inchiesta sul fenomeno, nella faccenda non c'è niente di misterioso. Noi abbiamo anche identificato alcune situazioni e abbiamo anche riportato nelle nostre valutazioni quelle che erano alcune attività tipicamente riconducibili a una mano umana. Gli abitanti si dicono indignati e si sentono abbandonati dalle istituzioni. Anche l'assessore alla salute del comune di Caronia, Vittorio Alfieri, è scettico sull'ipotesi dolosa. Assistiamo con una cadenza e con un'intensità sempre crescente a questi fenomeni. Ribadiamo l'assenza delle istituzioni. È possibile dubitare della buona fede di questa gente? Come si fa a pensare una cosa del genere? Ma poi quale sarebbe la motivazione? Perché stanno perdendo tutte queste persone.